Molti comuni devono fare i conti con il problema della sicurezza. È una situazione che esiste anche a Fontanellato e come pensate di muovervi per tutelare i cittadini? Noi crediamo che il problema sia quello di un aumento delle telecamere, anche se le telecamere attualmente sono ancora di competenza delle terre verdiane fino alla fine dell'anno, poi con l'anno prossimo passeranno di competenza dei comuni perché le terre verdiane andranno a sparire. Noi chiediamo e speriamo di avere anche un aumento dell'organico del personale della pubblica sicurezza, cioè dei vigili, per avere più presenza visiva sul territorio, perché c'è bisogno, il cittadino chiede una presenza visiva, vuol vedere il vigile, vuol vederlo nelle contrade, vuol vederlo nei quartieri, per cui la presenza visiva del vigile dà maggiore sicurezza, anche se i problemi rimangono comunque sempre tanti. L'altra cosa è, secondo me, secondo noi, applicare regolarmente, rigorosamente il codice della strada e le leggi che lo regolamentano. Il codice della strada ci si dà sempre poco valore, se ne parla poco, ma il codice della strada è importantissimo, perché il codice della strada nel suo insieme contiene delle regole di controllo. Non è solo la multa, non è solo una parola, è il controllo complessivo del territorio che gira attorno al codice della strada. L'aumento dei dossi significa in particolare applicarli individuando dei percorsi lineari dove la velocità va oltre i limiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento che dicevo prima del codice della strada. Perché il vigile è un educatore. Il vigile non è colui solo che ti dà la multa, perché se verremo eletti noi saremo degli educatori, perché avremo la responsabilità della gestione del comune, del territorio, per cui devi essere anche tu come assessore, come sindaco, come vice sindaco, come autorità di governo, che tu hai delle responsabilità. Le responsabilità vanno anche coinvolgendo anche il cittadino. Nell'ambito dei servizi sociali cosa pensate di proporre, soprattutto per le fasce deboli, quindi i bambini e gli anziani? Nel nostro bilancio comunale, che andremo a gestire, seppur in mille difficoltà, perché col patto di stabilità tu vorresti fare tante belle cose, c'hai i soldi accantonati e non li puoi utilizzare, però il bilancio nostro, un terzo del bilancio nostro sarà impegnato sul problema della povertà, delle famiglie in sofferenza, delle famiglie che non ce la fanno arrivare alla fine del mese, delle famiglie che ha bisogno di sostenere i propri anziani alla casa protetta. Il comune integra ai propri assistiti, che sono i degenti delle case protette, integra il rimanente. Se io prendo 800 euro di pensione, faccio un esempio, e me ne vogliono 2.000 per vivere alla casa protetta, gli altri 1.200 di questo cittadino li integra il comune. E per cui vedete che sono anche purtroppo sono parecchie le persone, voglio dire gli ospiti che sono dentro lì alla casa protetta. Il nostro bilancio, se vinceremo, un terzo del bilancio sarà impegnato a sostegno delle fasce deboli. Questo non ci piove, si può mettere già da adesso per iscritto. Come si può incentivare il lavoro qui a Fontanellato e aiutare le aziende che hanno chiuso, che vogliono aprire, a trovare una strada per il futuro qui? Il nostro obiettivo è quello di favorire prima di tutto l'occupazione giovanile. Io vedo qui che c'è necessità di porre l'occhio e l'accento e l'impegno
sulla collocazione di manodopera femminile. Cosa voglio dire? Che si darà di riguardo alle aziende che chiederanno di insediarsi senza entrare nel tipo di produzione che metteranno a disposizione, perché è loro la scelta di assumere nel limite del possibile manodopera femminile. Tutti fanno delle buone promesse sul problema delle assunzioni, ma pochi sono quelli che parlano di manodopera femminile. Le aziende dell'artigianato sono una risorsa per il paese e come tale vanno considerate, senza promettere la luna nel pozzo, perché non c'è. La luna nel pozzo si rispecchia dall'altro, ma dentro non c'è, per cui non va fatte queste promesse, poche promesse credibili e realizzabili, senza vendere fumo negli occhi a nessuno. Come giudicate l'operato dell'amministrazione precedente per quello che riguarda la manutenzione delle opere pubbliche? Come dire, l'amministrazione precedente, l'amministrazione che sta per scadere fra 20 giorni, io che c'ero dentro non posso mica dire che non c'ero, c'ero fino a 2 o 3 mesi fa. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro da considerarsi buono. Nel programma di 4 o 5 anni fa noi avevamo messo uno dei tanti punti che c'è nel programma, avevamo messo 1000 piccole cose. Sono le 1000 piccole cose che allora c'è la manutenzione delle strade, c'è la manutenzione delle caditoie, perché quando piove deve garantire l'acqua che scorre evitando degli allagamenti, e su queste cosette qui c'è la potatura degli alberi, la messa in sicurezza al cittadino, che io non voglio essere il salvatore della patria, perché qualcuno può dire vi nascondete tutti dietro il patto di stabilità. No, io dico pur tenendo conto del patto di stabilità che lega le mani a chi deve avere una prospettiva anche all'interno di equilibrio del territorio, molte cose sono state fatte, molte. Praticamente cosa voglio dire? Che noi abbiamo in buona parte mantenuto gli impegni che avevamo detto. Noi siamo forse, ma credo senza forse, ma lasciamoci un pochino tra virgolette, un gruppo apolitico. Voi altri vedete alle mie spalle o lì che c'è il logo, è La Fontana, storia e futuro. Non c'è un'ombra politica, è un gruppo di persone che si sono messi a disposizione e come tale apolitico. Voglio dire, noi vogliamo crescere insieme ai fontanellatesi, con loro vogliamo crescere. Ringrazio di cuore tutti gli elettori fontanellatesi che con il loro impegno ci vorranno sostenere, augurando a loro e alle loro famiglie tanti e tanti auguri.